Marte, per fare l'innesto a triangolo, a spacco, a corona, qualunque sia l'innesto che si fa in primavera, le marce vanno prelevate non oltre la metà febbraio, diciamo da fine gennaio a metà febbraio, e vanno messe soprattutto in un punto dove non batta mai il sole e sepolte sotto almeno 30-40 centimetri di sabbia, come stiamo facendo adesso. Poi queste vanno coperte e lì rimarranno praticamente fino a quando le useremo per fare gli innesti. Ecco, adesso siamo alla metà di aprile e praticamente è l'epoca che va bene a fare l'innesto a corona. Forse per il triangolo e lo spacco sarebbe sicuramente molto tardi, perché si fa praticamente entro il mese di marzo. Mentre invece l'innesto a corona che ci accingiamo a fare, l'epoca migliore soprattutto per il melo è questa, cioè la metà di aprile. Ecco, la cosa importante quando si mettono più tipi di marce è di metterci un cartellino per poi riconoscerle, perché ovviamente non è facile, se ci sono più tipi di meli, sapere qual è la varietà. Prima di procedere all'innesto a triangolo vero e proprio, occorre fare una spiegazione teorica che è fondamentale ai fini di capire che cos'è importante in questa operazione. Difficile sarebbe farlo direttamente sul campo, e allora ci siamo premuniti e abbiamo fatto fare questi disegni che vedete alle mie spalle col computer, e su questo faremo la spiegazione teorica. Ecco, qui se osserviamo il disegno, leggiamo qui sotto sezione trasversale, cioè qui abbiamo indicato il portinnesto tagliato trasversalmente. Dall'altra parte abbiamo indicato invece la sezione longitudinale, cioè qui in questo caso abbiamo ipotizzato il portinnesto tagliato longitudinalmente. Ma ecco, la prima parte del nostro discorso riguarda questa parte, cioè la sezione trasversale. Intanto cosa vediamo? Qui vediamo un albero che, stando ai cerchi concentrici, dovrebbe avere 7 anni. 7 anni per l'innesto a triangolo sono tanti, in questo caso è già meglio fare la corona, ma ecco, lo dico soltanto per chiarezza. Ovviamente noi qui quello che ci interessa non è questo fatto. Intanto cosa vediamo in un tronco tagliato trasversalmente? Al centro abbiamo il midollo, poi tutti questi raggi, si chiamano così, raggi midollari, infatti abbiamo indicato là raggi midollari. Ecco,
tutto questo che qui è rosa indica la parte legnosa del tronco. Quello che interessa a noi invece sono questi tre colori diversi. Il rosso è il cambio, si chiama così, il verde è il libro e questo grigio cenere indica la corteccia. Questo triangolo indica invece la marza. Ora occorre ancora dire che il cambio, questo segnato in rosso, è la parte viva dell'albero, cioè quella che determina la crescita continua, nella stagione estiva ovviamente, della parte legnosa, cioè della parte interna, ma anche della parte esterna, cioè questo verde, questo libro, in realtà è la parte molle della corteccia, la parte non ancora lignificata. Nella realtà il cambio è inesistente, noi qui l'abbiamo disegnato con uno spessore che non è sicuramente normale, cioè queste sono cellule praticamente, si chiamano cellule meristematiche che si riproducono con una rapidità estrema e in continuazione, riuscendo a costruire ogni stagione, cioè in ogni estate, primavera, estate, autunno, un anello della parte legnosa e chiaramente a inspessire la corteccia, sia il libro che la parte esterna della corteccia. Ora qui vediamo la marza. Qui la marza, anche questa ovviamente, questo cambio ha uno spessore non reale, ma cos'è importante vedere? Che siccome in questo caso abbiamo un albero di 7 anni, questo ha sicuramente una corteccia di 4-5 mm di spessore, mentre la marza, essendo un ramo di un anno, lo spessore della corteccia sarà al massimo di qualche decimo di millimetro. Ora, il segreto perché l'innesto a triangolo attecchisca, ma questo vale anche per l'innesto a spacco, è che i cambi tolte dall'albero nella prima metà di febbraio e poste in un punto dove non sentono il calore, cioè sotto la sabbia come abbiamo visto, e lasciate lì fino al momento di usarle, l'innesto quasi sicuramente avrà esito positivo. Ecco, qui stiamo indicando con questo gradino che cosa? Il fatto che essendo la corteccia della porta innesto di uno spessore molto alto rispetto alla corteccia della marza che è molto fine, sulla parte superiore dell'innesto ci deve stare questo gradino. Questo gradino sta indicando che il cambio sta all'interno, pertanto in corrispondenza del cambio del porta innesto. Ecco, adesso ci spostiamo nella parte longitudinale e qui vediamo di nuovo gli stessi colori, questa è la corteccia, questo è il libro, questo è il cambio, torno a ripetere, con uno spessore che non è assolutamente naturale, e queste linee nere sono gli anelli, questo mi pare molto chiaro. Ma ecco, il discorso adesso lo andiamo a fare qui. Questa è la marza, qui l'abbiamo scritto, la marza. Questa è la gemma, questa è la gemma, quella che farà il prolungamento del portainnesto, la gemma. E di gemme ne abbiamo un'altra anche là sopra, e normalmente sulla marza
lasciano due, a seconda del caso anche tre, questa è un'altra gemma. Ma il nostro discorso deve stare tutto qui. Intanto diciamo subito una cosa, che qui il disegnatore, non essendo esperto in materia, ha commesso un errore, qui ha fatto il triangolo, gli ha lasciato una sedia che non può assolutamente esistere. La linea della marza è questa, che abbiamo tratteggiato dopo con la matita. Ecco. Per tranquillità, ecco, dovremmo dire che la marza va vista in questo modo. Non può essere che un triangolo di questo tipo. Ma questo non è importante. Cos'è importante? È vedere che qui sopra, dove abbiamo tagliato il portainnesto, la marza sta all'interno di qualche millimetro, in questo caso perché lo spessore della corteccia è elevato, e qui sotto fuoriesce, cioè qui anche esagerato, qui deve fuoriuscire di mezzo millimetro, di un decimo, due, l'importante è che arrivi dalla parte esterna, perché questo, come si vede chiaramente, fa sì che, avendo la marza inclinata rispetto al portainnesto verso l'interno, almeno in un punto il cambio si incontra. Questo è il cambio della marza, questo, e questo è il cambio del portainnesto. Ecco. Questo vale per il triangolo, ripeto, vale per lo spacco, perché questo è il segreto perché l'innesto attecchisca. Se anche solo in un punto i cambi si incontrano, è sicuro la saldatura. Ancora un'osservazione, se ci alziamo, la marza l'abbiamo tagliata con un taglio inclinato, come si vede, questo deve essere fatto perché intanto lì poi va masticata, ma questo lo vedremo quando faremo l'innesto in pratica, e comunque questo serve a far sì che l'acqua coli via e non rimanga lì a far marcire la marza stessa. Ecco, il segreto dell'innesto a triangolo, ma anche a spacco, è tutto qui.